Salve, ben ritrovati e siamo alla seconda puntata di Pillole di Cinema. Modestissime nozioni tecniche per gli appassionati dell'audiovisivo, per i giovanissimi filmmaker, per gli appassionati di cinema, per coloro che vogliono comunque approcciarsi come cultura a quello che è il non solo l'audiovisivo, ma quello che è proprio il panorama cinematografico per quel che concerne la costruzione del film. Abbiamo parlato la volta scorsa di Soggetto, il grande contenitore della storia scritta dal regista, se anche autore, oppure scritta da altra persona e poi naturalmente lavorata dal regista. E abbiamo parlato del trattamento, abbiamo anche accennato alla sceneggiatura e al suo modo di comporsi. Sceneggiatura all'italiana, sceneggiatura alla francese, sceneggiatura all'americana. Abbiamo anche detto qual è la differenza che qualifica questa tipologia di sceneggiatura in questa o quell'altra a seconda di come sono collocati i tre elementi costitutivi che sono la descrizione, la didascalia e gli dialoghi. Nozioni che sono importanti e che io mi limito a darvi in questo brevissimo spazio perché non potendole rappresentare graficamente nel video andrei sostanzialmente, se mi soffermassi oltre, a confondervi le idee, cosa che non voglio assolutamente fare. Oggi parleremo anche dell'inquadratura, che è il capitolo successivo alla sceneggiatura. Che cos'è l'inquadratura nella definizione classica e nella sintassi e nel linguaggio cinematografico? È lo spazio delimitato in cui si svolge l'azione per una determinata durata. L'insieme delle inquadrature costituiscono la scena. L'insieme delle scene costituiscono il piano sequenza. E questo è importantissimo. La sequenza che poi sarà inserita nel piano che conterrà le sequenze e che costituiranno naturalmente la parte centrale, la parte costituente il film stesso, cioè la parte che darà vita all'esperienza cinematografica. È importante conoscere la distinzione di questi elementi perché quando si studia prima e si corregge una sceneggiatura si deve tener conto del fatto che nulla può essere improvvisato, ma tutto deve essere programmato, tassativamente scritto, concordato con il direttore della fotografia, che è un'altra figura di primissimo piano all'interno del grande mosaico filmografico, e quindi ci può anche essere l'eccezione che qualche scena va cambiata e non piace al regista durante la sua esecuzione perché non viene come lui lo vorrebbe, e allora chiaramente si cambia, ma deve essere l'eccezione e non la regola. Questo perché? Perché non si può perdere tempo, non si può uscire fuori dal budget che il produttore ha messo a disposizione, altrimenti si rischia di inimicarsi il direttore della produzione, l'organizzatore, per poi arrivare al produttore che magari ti saluta e non ti richiama più. E quindi bisogna avere rispetto di chi finanzia, di chi organizza, e il regista, per quello che può fare, siccome è lui che firma il film, deve fare in modo che tutte le componenti, dalla troupe al direttore della fotografia, all'aiuto regista, all'assistente alla regia, remino tutti dalla stessa parte. Quindi significa portare a casa il film nei tempi che ci eravamo dati e nei tempi che ci erano stati accordati dopo lunghe e complesse riunioni dalla produzione. Quante inquadrature conosciamo? Inquadratura campo lunghissimo, non so se ricordate i grandi film western del passato che hanno fatto la storia del cinema. Quelle inquadrature da lontano, bellissime nella loro essenza, non erano fatte tanto per fare, erano fatte per rappresentare quelle determinate circostanze. Quindi campo lunghissimo, campo medio, campo lungo, controcampo, a seconda naturalmente di quello che si sta raccontando, di quello che è il pathos della singola scena e di quello che interpretano gli attori, a seconda se sono uno o più attori.
Poi abbiamo il piano, che riguarda chiaramente direttamente i personaggi, e quindi abbiamo il piano, il mezzo piano, il piano all'americana, il dettaglio, la soggettiva, e quindi i particolari del primissimo piano, che possono essere solo gli occhi o una parte del viso che in quel momento si vuole mettere in evidenza, ripeto, sempre per dare la giusta dimensione, la giusta importanza a quello che state raccontando mentre realizzate il film. L'inquadratura di quinta, questo spauracchio che spesso sfugge ai giovani filmmaker, ma che possiamo qualificare con due battute. Non so se avete presente quelle inquadrature che partono dalle spalle, e poi si ha direttamente la percezione che il personaggio che ci viene di fronte e che stiamo riprendendo nel suo linguaggio si vede attraverso la spalla. Quindi un'inquadratura che parte dalla spalla e che va verso il soggetto che è l'interlocutore di quel dialogo. Nulla di trascendentale, è uno strumento che si usa molto spesso e che si ha la possibilità di utilizzare quando si deve in quel momento dare importanza ad una determinata fase del racconto. Abbiamo parlato quindi di inquadratura di quinta e poi dell'inquadratura totale, campo come totale, e poi c'è subito il controcampo. È facile intuire che se uno è campo, l'altro è controcampo, e si usa ovviamente questo per, all'interno di un dialogo, ma più in generale di una scena, per rappresentare dalla parte di un personaggio quello che dice e l'azione che svolge, e dall'altra parte del suo interlocutore che sta di fronte o che è spostato anche in un'altra direzione, rappresentare la stessa inquadratura, però al contrario. Il tempo è finito, pochi concetti, ma chiari, spero di averli improntati nella vostra mente. Nella prossima puntata di Pillole di Cinema, in modo che così non vi stancate, analizzeremo il piano di lavorazione e i movimenti di macchina, che sono altri elementi che costituiscono nell'insieme quello che è il risultato finale, la realizzazione del film che, come in gergo si dice, dovete portare a casa nei termini prestabiliti. Vi saluto e alla prossima. Ciao!